tunnel di Corso Grosseto. Comunicazione sui medici di base. Salone del libro. Nella seduta del Consiglio regionale, il 19 maggio, dopo le interrogazioni e le interpellanze, la Giunta ha svolto due comunicazioni sullo sciopero revocato dei medici di base e sul progetto per la realizzazione del tunnel di Corso Grosseto a Torino. Su entrambe le comunicazioni l'Assemblea ha svolto un ampio dibattito. In copertina. Nella seduta del 19 maggio l'assessore ai trasporti ha svolto una comunicazione in aula sul progetto del tunnel di Corso Grosseto a Torino, su cui sono in corso indagini della magistratura. Alle comunicazioni è seguito un ampio dibattito. In chiusura la Giunta ha annunciato che dopo la riunione del comitato di gestione verrà convocato il comitato di sorveglianza per riflettere, nel rispetto del lavoro dei magistrati, se e come procedere nella realizzazione dell'opera. L'assessore alla sanità ha svolto una comunicazione della Giunta richiesta dal Movimento 5 Stelle sullo sciopero indetto per la giornata del 19 maggio dalla Federazione dei Medici di Medicina Generale e dei Pediatri di Libera Scelta. L'agitazione sindacale è stata revocata perché governo e sindacati hanno sottoscritto un accordo per la tutela della figura del medico di famiglia a garanzia del rinnovo della convenzione con il Servizio Sanitario Nazionale. 22 appuntamenti con oltre 3.000 persone di pubblico nell'Arena Piemonte in Sala Argento, la distribuzione allo stand istituzionale di migliaia di opuscoli, pubblicazione, gadget, oltre 600 annulli postali speciali rilasciati da Poste Italiane. Sono questi i dati che confermano il successo della presenza del Consiglio regionale alla 28ª edizione del Salone del Libro, che ha chiuso i battenti il 18 maggio. Sul sito del Consiglio è consultabile uno speciale Salone del Libro 2015 con i comunicati, le foto e i filmati, le interviste di tutti gli eventi promossi dall'Assemblea Legislativa.